Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 31 e 32, 8 e 9 giugno del 1899. Il mio adorabile Gesù continua ancora a farsi vedere tutto benignità e dolcezza. Questa mattina, mentre mi trovavo insieme con lui, di nuovo ha replicato: «Dimmi, che vuoi?» Ed io subito ho detto: «Gesù, mio caro, quello che vorrei davvero è che tutto il mondo si convertisse». Che domanda spropositata! Ma il mio amante Gesù mi ha detto: «Ti contenterei, purché tutti avessero la buona volontà di salvarsi. Eppure, per farti vedere che volentieri consentirei a tutto ciò che ho detto, andiamo insieme in mezzo al mondo, tutti quelli che troveremo con la buona volontà di salvarsi, per quanto cattivi fossero, io te li darò». Così siamo usciti in mezzo alle genti per vedere chi avesse la buona volontà di salvarsi. E per nostro sommo dispiacere abbiamo trovato un numero tanto scarsissimo che fa pena al solo pensarlo. E tra questo scarsissimo numero vi era il mio confessore, la maggior parte dei sacerdoti e parte delle devote, ma non tutti di corato. Poi mi ha fatto vedere le varie offese che riceveva. Io l'ho pregato che mi facesse parte delle sue sofferenze. E Gesù ha versato dalla sua bocca nella mia le sue amarezze. Dopo ciò mi ha detto: «Figlia mia, mi sento la bocca troppo amareggiata, de ti prego di raddolcirla». Io gli ho detto: «Volentieri ti avrei dato tutto».
ma non ho niente, dimmi tu stesso che cosa ti potrei dare. E lui, fattosi bambino, mi ha detto: stringimi al tuo cuore e così potrai raddolcirmi. E nell'atto stesso che ciò diceva si è coricato fra le mie braccia. Però mi è venuto un gran timore che non fosse il bambino Gesù, ma il demonio. Perciò ho fatto sulla sua fronte il segno della croce per signum crucis. E Gesù mi ha guardato tutto festoso, sorridendo, e mi diceva: non sono il demonio. Dopo si è alzato in piedi, in braccio a me stessa, e tutta mi baciava, ma sentendomi anch'io la bocca amara per le amarezze che aveva versato in me, domandai a Gesù di raddolcirmela, e lui amorosamente lo ha fatto, lasciandomi tutta inondata di dolcezze e di contenti. Ora, quando questo succede, il corpo non ne partecipa niente affatto, e quando mi trovo fuori di me stessa nella volta dei cieli, oppure girando per altri punti della terra. Qui c'è una nota. Ecco. Qualche volta il Signore mi trasporta fuori di me stesso e mi fa partecipe della crocifissione. Gesù stesso mi distende sulla croce e mi trapassa le mani ed i piedi con i chiodi. Vi sento tale un tale dolore da sentirmi morire. Poi, trovandomi in me stessa, li sento bene nel corpo, tanto è vero da non poter muovere le dita, il braccio e così delle altre sofferenze che il Signore mi fa partecipe. Se dovessi dire tutto, andrei troppo per le lunghe. Aggiungo pure un'altra cosa, cioè che il Signore di tanto in tanto si benigna di versare dalla bocca un latte dolcissimo, oppure di farmi bere al suo costato il suo preziosissimo sangue. Questa mattina l'ho passata molto angustiata per le tante offese che vedevo fare dagli uomini, specialmente per certe disonestà orrende. Quanta pena faceva a Gesù la perdita delle anime, molto più di un bambino nato che dovevano uccidere senza amministrargli il santo battesimo. A me pare che questo peccato pesi tanto sulla bilancia della divina giustizia che sono i più che gridano vendetta innanzi a Dio. Qui chiaramente Luisa con i più intende quelli che più gridano vendetta innanzi a Dio, quindi questi tipi di peccati. Eppure spesso spesso si rinnovano queste scene dolorose. Il mio dolcissimo Gesù stava tanto afflitto che faceva pietà. Vedendolo in tale stato, non ho ardito dirgli niente, e Gesù solo mi ha detto: figlia mia, unisci le tue sofferenze con le mie, le tue preghiere alle mie, e così innanzi alla maestà di Dio sono più accettevoli e compariscono non come cose tue, ma come opere mie. Poi ha seguitato a farsi vedere altre volte, ma sempre in silenzio. Sia sempre benedetto il Signore. Beh, qui abbiamo una linea un po' comune, ecco, di questi due capitoli, che è la conversione. Nel secondo, disonestà orrende, è evidentissimo che Luisa intende i peccati di impurità. Evidentemente il linguaggio delle anime pure, delle anime sante, è sempre molto sobrio su questa materia, perché hanno orrore soltanto a parlarle e pensarle in certe cose, però evidentissime, insomma, no? Che gridano vendetta davanti a Dio, le disonestà orrende, è evidente che sono questi peccati, no? La dottrina della Chiesa, quando parla degli atti coniugali tra sposi, dice che sono benedetti da Dio quando si uniscono in maniera umana e onesta. Ecco, quindi questa espressione, tanto perché ci intendiamo, umana significa come si uniscono gli esseri umani, quindi numero uno guardandosi in faccia e numero due dentro un contesto, come dire, di affetto, di amore, no? Quindi non come animali, insomma, che puntano alla brutalità degli atti. Ecco, ma poi dice umano e onesto, ecco, cioè anche dentro la vita coniugale, come è noto, non si possono, ecco, praticare oscenità non facilmente nominabili o pronunciabili. Ecco. Ci sono gli atti coniugali leciti quando sono aperti alla vita e espressione appunto di amore umano e bello tra gli sposi.
basta poi anche dentro il matrimonio, quindi non è che la dottrina cattolica e la vita dei figli di Dio su questo punto, per testimonianza unanime e ininterrotta, senza alcuna eccezione di 2000 anni di storia, è stata questa: siamo noi oggi che ci siamo impazziti. E quello che Luisa dice, che queste disonestà orrende facevano tanto pesare la bilancia della divina giustizia e gridano vendetta al cospetto di Dio, noi sappiamo, ecco, che il peccato impuro contro natura qui grida vendetta al cospetto di Dio. Il peccato impuro contro natura, attenzione, non è soltanto gli atti omosessuali che oggi ne dicono, ma non è solo questo il peccato impuro contro natura, eh. Gli stessi atti impuri contro natura che fanno le persone che si uniscono con quelli dello stesso sesso possono tranquillamente essere praticati nel rapporto tra persone di sesso diverso. Qui chi può capire capisca. E sono sempre peccati impuri contro natura, secondo l'insegnamento, ecco, di Dio sul tema della sessualità umana. Quindi, ecco, non facciamo soltanto, ecco, visioni parziali e unilaterali, quindi facilmente tacitandoci la coscienza, ma addirittura San Tommaso d'Aquino fa rientrare nella specie degli atti impuri contro natura perfino l'atto impuro solitario, perché sotto un certo punto di vista dice: questo atto è destituito della finalità primaria, per cui la sessualità dentro al matrimonio illecita, che è appunto il fine procreativo. Da un atto impuro solitario non può venire mai la procreazione, è sempre finalizzata al piacere sessuale, basta. E quindi addirittura San Tommaso d'Aquino pure questo ci fa rientrare, insomma, quindi, ecco, cosa che è appunto accettabile soltanto se la si spiega in questo senso, insomma, no? Quindi come destituzione della sessualità dal suo fine naturale, secondo la legge di Dio, insomma, no? Che è la procreazione, questo perché se ne voglia pensare. La Madonna disse altre cose, disse gli stessi concetti qualche anno dopo, che siamo nel 1899, durante il ciclo dell'apparizione di Fatima, dicendo che i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne, punto. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, quindi immaginiamo, insomma, una persona in qualunque stato di vita stia, cioè che voglia entrare nel regno della divina volontà, come scrive San Paolo. Nel regno della divina volontà di queste cose non è che non si fanno, ma nemmeno se ne parla. Ecco. Perché, cioè, ecco, quindi se c'è qualche cosa, la purezza sotto tutti i punti di vista, anche nel matrimonio, e sottolineo anche nel matrimonio, è la prima cosa che appare quando c'è una conversione autentica. Non è che risolto quel problema si va diretti in paradiso, no. Ma sicuramente senza risolvere quel problema si ha serio rischio di inferno, d'accordo? Quindi questo è certo. Quindi quando la grazia di Dio tocca una persona, io lo dico anche per esperienza, la prima cosa profonda che si vede è che con l'argomento dell'impurità si chiude definitivamente, si archivia. E qui si entra nel discorso della buona volontà di salvarsi. Dice, come si fa a archiviare? Ma questa è una debolezza umana, ma la carne è debole, tutte queste sciocchezze qui. Allora, tra poco, oggi, quando cade questa meditazione, è il 30 novembre, ecco, in altri periodi, in altri anni liturgici, sono un po' particolare che l'avvento sarà brevissimo. Natale sarà di lunedì, quindi non ci sarà manco tempo. Appena celebrata la quarta domenica d'Avvento, il giorno dopo è Natale, no? Quindi è una singolarità molto particolare che capita molto raramente, no? La novena dell'Immacolata, che inizi quando ancora non è iniziato l'Avvento, è un'eccezione. Però, questo per dire, a Natale noi sappiamo che Gesù è nato, non lo sapeva nessuno, ma gli angeli sono andati dai pastori dicendo quello che diciamo sempre nel Gloria. Pace in terra, perché Gesù porta la pace, cioè la riconciliazione con Dio, con se stessi e con il prossimo. Questa è la pace. Ma a chi? Agli uomini di buona volontà, perché se non c'è la buona volontà, il consigliere ammirabile, il principe della pace, la prima splendida lettura che si legge il giorno di Natale del profeta Isaia,
Viene, ma non viene, perché le porte dei cuori sono chiuse, come gli alberghi di Betlemme. E quindi Gesù non può entrare. Quindi, nella prima parte di questa meditazione c'è questa supplica, no, di Luisa, sì, salvami le anime. E Gesù dice sì, salvo quelle che hanno la buona volontà di salvarsi. Ecco, come dire, l'attenzione che si deve fare alla volontà in quanto facoltà. Voi sapete che c'è una distinzione che dobbiamo fare, no? Perché il fatto che noi abbiamo una libera volontà in quanto facoltà spirituale è il dono più grande che il Signore potesse darci, perché se non avessimo la volontà e la libertà, volontà che funziona grazie all'intelletto, che comprende, che conosce, che capisce, saremmo degli animali, e se fossimo degli animali non saremmo assolutamente mai in grado di conoscere e godere di Dio, mai. Ecco perché gli animali hanno soltanto la vita di questo mondo, non hanno l'anima spirituale come noi, no? Quindi noi dobbiamo fare attenzione a valorizzare e a renderci conto anche del potere che ha la nostra volontà in quanto facoltà. È chiaro che nell'orizzonte degli scritti di Luisa, quando si parla di volontà umana, si ha sempre un'accezione negativa, come del resto si deve avere. Perché? Perché la stragrande maggioranza del mondo, che giace sotto il potere degli uomini del mondo, che giace sotto il potere del maligno, usa la volontà malamente, cioè appunto come esplicitazione di volontà propria e personale, che fa guerra alla volontà di Dio e che asseconda i desideri, i progetti e le intenzioni del primo ribelle per antonomasia, che è il diavolo. Ecco, tuttavia, la volontà, nonostante sia indebolita, come insegna la Chiesa, dalla colpa d'origine, per cui senza la grazia santificante non può compiere atti, insegna sempre la Chiesa, utili alla salvezza. Non può compiere un atto buono dinanzi a Dio se non è corroborata e fortificata dalla grazia. Pensare il contrario è cadere nell'eresia pelagiana. Quindi c'è bisogno dell'aiuto della grazia santificante. Però, vedete anche qui, gli aiuti non mancano mai da parte di Dio a chi ha la volontà buona, cioè rivolta verso il bene. Ed è per questo che il Signore cerca, attraverso, come fa a aiutarci a volgere la nostra volontà verso il bene? Ci parla dolcemente, amorevolmente, a volte c'è qualche rimorso di coscienza, c'è qualche situazione, ci esorta attraverso le prediche, attraverso i sacerdoti, attraverso gli uomini di Dio, attraverso le buone letture, perché tutto dipende dalla nostra volontà. Negli scritti c'è un'espressione che va rettamente compresa, che dice: basta che gli uomini mi consegnino la loro volontà e tutto è fatto. Questo sembra semplicissimo, ma è tutt'altro che semplicissimo. Ecco, perché è semplicissimo sotto certi punti di vista e non lo è sotto altri. Cioè, cosa vuol dire consegnare la propria volontà a Gesù? Vuol dire anzitutto mettersi bene in testa che prima di dire io faccio, io voglio, io decido, ci penso 4 volte. Perché chi l'ha detto che quello che vuoi, che pensi e che decidi sia conforme a quello che Dio vuole? Uno. E secondo, che tu quindi eserciterai la volontà non per fare quello che ti pare, ma per fare quello che comprendi essere giusto davanti a Dio, a qualunque costo, d'accordo? E se questo costa lacrime e sangue, costa sacrifici, lo faccio, d'accordo? Senza nessun problema. Se tu ci avessi la grazia e il dono che il nostro Signore dovesse capire proprio, o te lo dicesse, ammesso che questa esperienza fosse autentica, adesso non entriamo in questo qui, però supponiamo che Gesù o la Madonna in persona venga a dirti di fare una cosa che proprio non, cioè, ti disgusta, cioè ti è pure una cosa proprio che non. Se te lo dicono loro, che cosa vogliamo fare? Vuoi fare quello che ti pare o vuoi fare quello che dicono loro? Ecco. Nella dinamica della salvezza, noi questa libera volontà
Certo che la consegniamo a Gesù, no? Ma ce l'avremo sempre. Cioè, noi la consegniamo a Gesù, ma questo atto è un atto che si rinnova in continuazione, istante dopo istante, momento per momento. Perché tu qualunque momento te la puoi riprendere la tua volontà e cominciare a dire no, faccio come mi pare, no, questo non lo faccio, no, questo non lo faccio, no, questo non lo faccio. Poi c'è il problema della costanza, della perseveranza, che magari sì, hai visto la parabola del Vangelo, no? Il seme seminato sulla strada. Quelli non sono indemoniati per il seme seminato sulla strada, Gesù dice, sono quelli che accolgono la parola con gioia, ma fanno manco il tempo a coglierla, sono talmente superficialotti che manco hanno fatto un tempo a entusiasmarsi che già il demonio è venuto e se l'è fregata, l'ha beccata tutta quanta, no? E la stessa con i rifaci di entusiasmi sono i semi seminati sul terreno sassoso, che Gesù appunto dice, non hanno radici in sé, sono incostanti, e appena arriva qualche difficoltà, quindi qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, via, buttano tutto per aria. È per questo che Gesù dice anche prendere la croce ogni giorno, no? Perché solo perseverare nel bene, quindi metodicamente, tutti i giorni, cioè, dico faccio quattro rosari al giorno, non è che lo faccio oggi e poi per un mese non li faccio. Se prendo la risoluzione di 4 rosari al giorno, 4 rosari al giorno si fanno, punto e basta. Chiaro che può capitare la circostanza del tutto eccezionale, non è che stiamo nei lager nazisti, no? Ecco, quindi può succedere che ci sia una circostanza di vita, un imprevisto, che ne so, c'è un ricovero in ospedale, una persona cara, c'è un incidente stradale, che ne so, circostanze che rendano impossibile una cosa di questo genere, è chiaro che uno non è che campa sotto l'ossessione appunto del lager che devi portare la sera il compitino al nostro Signore, che se non ho fatto 4 rosari, che cosa che succede, no? Non è questo lo spirito. Però se io decido di fare questa cosa, metterò tutto quanto l'impegno per portarcela, organizzandomi. Chiaro che è una cosa impegnativa. Se fosse la portata di tutti, tutti quanti farebbero 4 rosari al giorno, d'accordo? Ecco. Quindi questa buona volontà di salvarsi, o meglio, di essere salvati da Gesù, quindi questa docilità continua che noi abbiamo, questa apertura, questo stare in ascolto di quello che Gesù vuole, questo saper dire alt, conta fino a 10 prima che ti frulla una cosa per la testa, chi l'ha detto che questo è il pensiero che viene dall'alto? Chi l'ha detto che questa è volontà di Dio? Dove sta scritto? E anche qui imparare il discernimento degli spiriti, no? Le reazioni che hanno, le nostre presunte, ecco, i nostri pensieri, le nostre aspirazioni. Ciò che ti porta pace e gioia, serenità, viene sempre da Dio. Ciò che ti porta turbamento, agitazione, tristezza, discomunione, quindi cominci a entrare in polemica, questo non viene da Dio. Ciò che ti porta, Sant'Ignazio, no? A vivere sempre più stretto alla Chiesa, alle sue gerarchie, comunque siano, viene da Dio. Ciò che ti porta a staccarti dalla Chiesa o dalle sue gerarchie, anche con la scusa che però quel parroco non va bene perché è così, quel vescovo qua, o chi si mette a criticare anche le alte sfere gerarchiche. Queste non sono cose che vengono da Dio, sono gli scritti di Sant'Ignazio di Loyola. Mai. Ma non vengono da Dio. Cioè, le regole dei criteri di discernimento sono delle cose oggettive, non sono delle cose soggettive. Poi te ne accorgi. Abbiamo la via maestra della santa obbedienza. Io rimasi sempre impressionato, e credo che sia nel regno di Maria, nella Divina Volontà, che la Madonna chiedeva a San Giuseppe di sigillare con l'obbedienza addirittura le azioni che lei era tenuta a fare in quanto donna di casa. Vorrei vedere oggi le donne di casa che chiedono al marito dammi l'obbedienza di spazzare per terra. Mi viene un pochino da sorridere, no? Ma la Madonna lo faceva, e non è che lo faceva perché era fuori di testa, no? Cioè, è evidente, no? Che la Madonna non era fuori di testa, ma questi atti fanno capire perché se una cosa la sigilla addirittura sotto l'obbedienza, sono proprio certo che nonostante che già un dovere, insomma, di una cosa utile, è evidente che sia volontà di Dio, ma la sigilla ancora di più perché la rende ancora più volontà di Dio se volessimo, no? E la trasformo con un merito superiore derivante dall'obbedienza che non ce l'avrebbe.
Allora, tutte queste cose, io ormai sono giunto a un punto, anche per l'esperienza che ho avuto, che di queste cose non è che sono certo, di più. La persona le deve interiorizzare, non può andare avanti a forza di sganassone, né può assumere quell'atteggiamento che sembra obbedienza, ma in realtà è deresponsabilizzante della persona e comincia a chiedere al sacerdote che cosa devo fare, che cosa devo fare, che cosa devo fare, che cosa devo fare. Dio non ce lo dice nel dettaglio che cosa devi fare, mai. Dio ci parla nella nostra coscienza e ti dà tutti gli elementi per comprendere quella che è la sua volontà, ma questa è un'operazione che devi fare tu. È chiaro che se c'è una scelta delicata, io posso anche dire, vabbè, ci prego, ci penso, ascolto la coscienza, sono formato da tutte quante queste cose, imparo io a fare discernimento e poi chiedo. Parlo con un sacerdote e dico, guarda, c'è sto problema, a me sembrerebbe volontà di Dio agire in questo modo. Tu che ne dici? Questo è molto diverso che dire c'è questo problema che devo fare. Dio questo non lo fa. I sacerdoti che fanno questo, se ci sono, sbagliano clamorosamente perché fanno ciò che Dio non fa. Perché se ci fosse, se ci fossero, se fosse bene per noi avere sempre la pappetta pronta e avere i codicilli, capite, i mini particolari, se succede questo fai questo, se succede quest'altro fai quest'altro, cioè, Dio lo farebbe, ma Dio questo non lo fa. Ecco, perché non c'è, come dire, il tuo, e non c'è soprattutto, non ci sarebbe quell'esercizio se tu saresti una sorta di marionetta, di robot telecomandato, ma la grandezza del vivere nella divina volontà è che la tua volontà umana liberamente capisce, si orienta, cammina e va in certe direzioni. Quando noi interiorizziamo una cosa e ce ne convinciamo profondamente, ma non ci smuove manco il finimondo, capite? Capite? Se c'è una convinzione profonda, se c'è una risoluzione in peritura, d'accordo? Chi ti smuove? Nessuno. Le persecuzioni, come dice San Paolo, l'angoscia, la tribolazione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Cioè, ma se tu non sei convinto, ma se tu ancora non ti è bastata, ma hai tutte le altre lezioni che ti ha mandato di, perché dopo tu prova a fare la volontà tua, poi ti presenta il conto, poi la vita ti presenta il conto, perché la volontà tua produce la morte, produce. E questo uno lo vede in continuazione. Produce la morte, in parte la produce in se stessa, d'accordo? E in parte perché se tu fai la volontà tua e ti metti sotto la sfera del diavolo, tante volte l'ho spiegato, quello ti rende il suo salario è sofferenza, angoscia, desolazione, distruzione, morte, tristezza, questo è, lui è buono a fare solo questo. Allora a un certo punto nell'esistenza noi facciamo purtroppo anche esperienze, no? E noi dobbiamo essere sempre molto introspettivi e riflessivi, perché è dai frutti che si riconosceranno. Se viviamo un'esperienza negativa, se viviamo un fallimento, se viviamo un patatrac, se siamo passati per circostanze in cui ci siamo accorti che anche in buona fede siamo usciti dalla divina volontà e abbiamo poi raccolto le macerie, uno non è mica cretino che la prossima volta arriva la stessa cosa. Perché questo qua vorrebbe essere dire essere fuori di testa, d'accordo? Essere suicidi spirituali. Ecco, ma questo ci deve arrivare da solo, ci deve arrivare, ci devi arrivare da solo. Io ho visto, mi sono preso tanta pena in tante circostanze, per tante situazioni, ma se la persona non la interiorizza non c'è niente da fare. E capisco molto bene, in questo senso, anche la sofferenza di Gesù e anche quello che dice Gesù, li andiamo a salvare, ma certo che ci andiamo. Vediamo se c'è qualcuno che mi lascia fare, capito? Che almeno si è stufato, come dico io, di continuare a fare quello che gli pare. Nell'illusione che così sarà contento, perché contento non sarà. E quindi mi dice Gesù, mi dici tu quello che devo fare? Me lo dice dal cuore, sinceramente. Quasi nessuno dice. Un numero talmente scarso che fa pena solo al pensarlo. Qualche sacerdote e qualche anima devota. Basta. Andiamo bene, andiamo. Nel 1899. Pensa se facessero un giro adesso. Dico, sto a pensare io tra me e me. Quindi la serietà di questo di quest'argomento è indirettamente dimostrata, e concludo, dall'inferno. Dall'inferno,
All'inferno ci vanno quelle persone totalmente sciocche che non gli è bastata una vita intera per capire che se continui a fare cose alla testa tua, te metti dalla parte del demonio, ti scateni tu l'inferno contro, che poi continua. E che una volta poi che il demonio ti ci ha messo le mani sopra, dopo tutti gli amen che tu gli hai detto nella vita, perché ogni volta che fai la volontà tua, d'accordo? Fosse anche in una cosa lecita, d'accordo? Ecco perché poi i santi arrivano a degli eroismi incredibili. E tu fai la volontà tua, fosse anche in una cosa lecita, ma non è voluta da Dio per te, anche se è lecita. Già questo è una piccolissima porticina, piccolissima. Certo, non è peccato, ma hai comunque fatto la volontà tua. Il creatore della propria volontà è Lucifero. È stato lui, è stato il primo. E ha fatto scoppiare il finimondo. Il peccato originale è la nascita della volontà propria. D'accordo? Dio ti ha detto di fare questo, ma non ti preoccupare, fa come ti pare, che così diventi come lui. Diventare come Dio, no? Cosa vuol dire diventare come Dio? Dio quello che vuole lo fa, tutto ciò che vuole il Signore lo compie, si legge nella scrittura. A Dio gli basta un atto della volontà, perché quella cosa si faccia, punto e basta. Ma noi non siamo così, noi non siamo Dio. Questo è il desiderio che c'aveva Lucifero, che voleva essere come lui. L'ha instillato nei nostri progenitori e tutte le volte che noi facciamo un atto di volontà nostra personale, anche se non ci pensiamo, noi stiamo dicendo io sono Dio di me stesso e non riconosco nessuno al di sopra di me. Cosa fa Dio dinanzi a volontà di questo genere? Questo vuoi? Io ti suggerirei che io sono Dio, non tu. Tu vuoi essere Dio di te stesso, io non ti posso costringere. Accomodati e buon divertimento. Sto scherzando chiaramente adesso, no? La buona volontà di salvarsi è fondamentale e va rinnovata giorno per giorno, ora per ora, momento per momento e attimo per attimo. Senza questo non ti può fare niente, manco Domine Dio. Non ci stanno preti, non ci stanno santi, non ci stanno padri spirituali, confessori, predicatori, chi te pare, d'accordo? Non ti si può fare niente fino a quando non si smuove questa cosa. Quando questa cosa si è smossa, tutte quante le grazie che il Signore ti dà saranno tutte quante riposte in otri ottimi e cominceranno, come dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, a zampillare frutti per la vita eterna. Ma si deve smuovere questa cosa. E non solo che si deve smuovere, diciamo, come punto di partenza, no? È quando arrivano le grandi conversioni, poi sono i punti di svolta nella vita, quando facciamo un cambio di passo, ma questo tutti i giorni, tutti i santi momenti, tutte le sante ore, deve stare in esercizio continuo. Faccio quello che dico io o faccio quello che vuole il Padre Eterno. Questa è la vita nella divina volontà, solida, forte. E se questo non si smuove, non ce la facciamo, figlioli miei cari, e rimaniamo schiavi della nostra miseria, abbandonati al nostro nulla. Con Gesù che soffre, che piange, le amarezze, il versare, eccetera, eccetera, ma non ci può fare niente neanche lui. Se non andare a chiedere a qualche anima vittima, ecco, stringimi al tuo cuore così potrai raddolcirmi, si alza in piedi e lo bacia. Perché? Perché trova un'anima che fa tutto quello che dice lui, lo fa contento. Ma lo fa contento nel senso che Dio, Gesù, non è, Gesù è contento di vederci contenti. Contenti di vedere, è contento di vedere che tutto l'amore che c'ha per noi ce lo può dare, lo accogliamo, lo vogliamo, lo rendiamo efficace, lo rendiamo attivo in noi. Fino al punto di condividere, come fa Luisa, i suoi dolori, la crocifissione, ma anche delle grazie straordinarie. Il latte che gli versa dalla bocca. Io ho già detto, quello secondo me è il latte della Madonna, d'accordo? Sono sicurissimo di questo qua, la mia convinzione personale. Lo fa bere al suo costato il preziosissimo sangue, anche questo l'aveva già detto Luisa. Cose attestate nella storia della spiritualità della mistica, Santa Margherita Maria la Cocchio, ricordo benissimo quando lessi l'episodio di questo fenomeno. Insomma, bere al costato di nostro Signore Gesù Cristo, beh, penso che sia tanta roba, insomma, no? Quindi questa è la cifra di quanto vuole bene Gesù alle anime. E quando trova un'anima disposta, gli fa bere al suo costato. E non sono queste, come dire, cioè, vabbè, questa è la figlia dell'oca bianca. Non è la figlia dell'oca bianca, Luisa Piccarreta.
Certamente che ci sono le anime elette, però non è che sono le, cioè, capite? Non è che Dio fa una scelta arbitraria. Cioè, dentro quest'anima c'è comunque un suo lavorio, c'è la buona volontà, c'è una sua cooperazione, che è l'unica cosa che ci mette la creatura, perché il resto è nulla totale. Perché se Luisa non avesse cooperato con la divina volontà, queste cose non le avrebbe vissute, e non sarebbe certamente diventata la pioniera del regno della divina volontà, non lo sarebbe diventata, cioè diventava qualcun altro, d'accordo? Così come se la Divina Maria, facciamo un'ipotesi per assurdo, non avesse corrisposto in maniera somma, massima ed eroica a tutto quello che Dio gli aveva dato, non sarebbe diventata quella che è e quello che è stata. Non lo sarebbe diventata. Quindi attenzione al patrimonio che noi abbiamo, grosso, della volontà umana, che non lo può violare nessuno. Il demonio non può violare la nostra volontà, c'ha paura della nostra volontà. Perché se la nostra volontà gli dice vattene all'inferno dove meriti di stare, io a te non ti do retta più, è morto. Chiaro? È morto. Può tentarti, può scatenarti il finimondo, può perseguitarti, può venirti a gonfiare la notte se glielo permetti, fa quello che gli pare. Non violare la tua libera volontà. Non lo può fare. Non lo fa Dio, e Dio potrebbe farlo se volesse. Non lo fa il demonio perché anche se volesse non può farlo. È l'ambito in cui siamo veramente sovrani di noi stessi e arbitri del nostro presente e del nostro futuro. Divina Maria, ecco, con il tuo aiuto che possiamo sempre comprendere, che consegnare a Dio la nostra volontà è tutto, e che la buona volontà di salvarsi è la porta che ci apre ogni dono e ogni grazia. Aiutaci ad orientare la nostra volontà in questo senso, a interiorizzare profondamente i danni che produce l'esercizio della volontà propria, umana, e le distanze che dobbiamo prendere da queste, davvero distanze forti, serie e decise. Senza questo continueremo a vivere in balia non soltanto delle nostre fluttuanti, ecco, emozioni, fluttuanti lune, ecco, ma anche in balia, purtroppo, delle scorribande dei nemici della nostra salvezza che ci tormentano e a volte si fanno beffe e ci prendono gioco, si prendono addirittura gioco di noi. Non permettere che questo accada, aiutaci ad orientare la nostra umana volontà sempre verso il bene. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per proteggerti. Ti benedico per liberarti. Ti benedico per da ogni male. Ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Fiat Ave Maria.